sembra di venire a dire le stesse cose, dei playoff dell'anno scorso, perciò voglio dire, il problema è che poi quando noi facciamo anche degli sbagli, ma poi quando ci facciamo male con le nostre mani, ok? Allora non possiamo prendere due tecnici in una situazione, uno con la palla in mano, e l'altro in una situazione, non possiamo prendere dei tecnici, perciò voglio dire, perché poi quando le partite finiscono in queste situazioni, sono episodi che poi alla fine ce li paghiamo. Non è stata veramente una, non dico una sufficienza, però voglio dire proprio, non so trovare le parole, ve lo dico onestamente, non so trovare le parole per un comportamento così, perciò non giustifico assolutamente il mio giocatore, però vorrei delle domande. Senti, dati due errori forse, si dice sempre canestro da un paio di mesi a questa parte a ogni quarto, più ogni quarto, come mai anche oggi, eravate due pari da spendere, cioè queste non sono cose così personali. E l'altra, scusa, il tiro libero di Caleb, è impossibile che... Cosa vuoi che ti dica? Non ci sarebbe neanche bisogno di dirle a un giocatore che cosa deve fare in quei casi. No, più che altro gliel'abbiamo anche detto. L'ho sentito. Cosa vuoi che ti dica? Quando dici di fare delle cose, davanti a questo non riusciamo ad avere questa malizia su queste situazioni. Comunque, voglio dire, non è... Sono episodi che poi si portano avanti, però sicuramente gli episodi degli ultimi tre minuti sono molto più importanti su questo. Poi, logico, quando concedi questa, poi sempre che succede che poi ti becchi la bomba sul possesso dopo del tempo. Complessivamente però sì, per virgolette soddisfatto. Insomma, no, non sono soddisfatto, no? Perché non, questo non è il momento di essere soddisfatti di venire a giocare a Cantù, che è una buonissima squadra, che è prima in classifica, perché ormai situazioni così dobbiamo cercare di portarla a casa, cioè, non sono soddisfatto, perché voglio dire, me la gioco, non faccio quegli errori che faccio, me la gioco fino alla fine, poi sbaglio, posso essere soddisfatto, ma con questi errori qua non si può giocare a pallacanestro, perché poi quando andiamo a giocare i playoff cosa succede? Cioè, se c'è una tensione, un comportamento così e tutto, poi dopo quando arrivano i playoff cosa ne prendiamo? 50? Tecnici. Comunque. Sì, altre domande? Ah, va bene, a posto.